Bentrovati in Correre per Sport, Valbrico, bentornato, abbronzato dall'altura del blockhouse. Ebbene sì, preso un po' di sole, giornata Ti sei stupenda, divertito. emozioni veramente grandissime. Viva lo sport, viva l'agonismo ad alti livelli, che poi è veramente, lo sport è veramente spettacolo, oltre che salute, benessere, divertimento, tutte quelle cose che Ma ci con le strade diciamo. chiuse, poi sono riusciti a salire fin lassù il... Allora, le strade sono state letteralmente blindate, caro Roberto, infatti sono stati diversi i disagi che ci sono stati. È chiaro che quando passa il Giro d'Italia, un po' per tutti Il e a tutti, bello del Giro d'Italia è fa la piacere, cornice. e quindi va bene, si può fare. Spero ritorni presto. Faccio già da subito un appello a Maurizio Formichetti, il nostro uomo rosa abruzzese. Grazie Maurizio, ma che torni al più presto. Intanto ci vediamo anche le tappe di Pescara e dintorni. Assolutamente sì, poi il ciclismo è vicino al podismo, molti che fanno tutti e due gli sport, molti atleti che fanno oltre al duathlon, anche il triathlon, perché no? Ma andiamo a presentare i nostri ospiti che sono i tuoi provinciali, possiamo dire, tutti e due della provincia di Chieti. Pietro Perrucci, buonasera, ben arrivato. Ti Buonasera. sei tinto di capelli di bianco appositamente per l'occasione, Sempre vero? più bianchi. Buonasera a tutti, Parliamo in della particolare ai podisti. notturna città di Chieti. Notturna di Chieti. Con te è venuto uno che va ancora forte, vero Alberico? Va forte, va Maurizio, forte. Maurizio Di Paolo, qualche anno fa campione, è stato ospite nostro, campione d'Italia della 100 km, che gli anni passano, vero Maurizio, ma Sì, sei dai. sempre sul pezzo. Diciamo che cerchiamo di difenderci al meglio, ovviamente mettendo prima davanti la famiglia e il lavoro, poi Assurdo. lo sport, però è sempre piacevole partecipare ed essere qui con voi, dai. Buonasera a tutti. Alberico, 2 settimane di fila a Chieti di gare podistiche, perché prima della notturna di Chieti c'è una 6 e un 8 ore dove Maurizio partecipa, ma sicuramente ci sarai anche tu. Sì, sicuramente andrò a dare anch'io il mio contributo in chilometri nella 6 e nella 8 ore. Però devo dire che quella della notturna città di Chieti è proprio uno di quegli eventi che ho nel cuore, perché credo di essere cresciuto con la notturna di Chieti, tra l'altro con Pietro Perrucci in particolare, ma un po' con tutta la famiglia del Marathon Chieti mi sento proprio a casa. Beh, la notturna ha già un fascino tutto suo particolare, poi se si fa in un centro così bello come può essere il centro storico di Chieti, ancora di più. Pietro, ci siamo. Ci siamo arrivati a questa 22esima edizione, che sono 2 anni di stop che abbiamo avuto per il Covid. Cerchiamo di riprendere l'attività come gli altri. Purtroppo vedo che la partecipazione è ancora scarsa in queste gare. Penso che molti hanno abbandonato Definitivamente, no. definitivamente. Io mi auguro che si riprenda un po' alla grande, perché organizzare questi eventi non soltanto per noi, ma per tutti, con una partecipazione poi limitata, non è bello. Comunque bisogna ripartire e cercare di farlo alla grande, come penso che lo stiamo facendo noi con questa manifestazione. Noi in questa gara intanto abbiamo il piacere di avere il patrocinio, forse ne parlavo pure con Maurizio, vedere i loghi sui volantini. Uno pensa che sia, che cos'è Che siano questo? dei dettagli, no? Ma per avere questi loghi sul volantino, anche qui c'è il lavoro. E difatti sono scritti talmente piccoli proprio perché ne sono Sì. tanti. Perché ne sono Sì. tanti, a cominciare il comune, Corri l'Abruzzo, la WISP, la regione Abruzzo. Cioè, avere tutte queste è anche un piacere. Alberico sa di questo, significa che uno, non soltanto quest'anno, ma anche negli anni passati, penso che abbia lavorato bene, altrimenti non ti ridanno il patrocinio. Certo. Questo per quanto riguarda la presentazione. La gara è intitolata, come sempre, al dottor Sandro Angeloni, di cui il fratello ci dà il piacere di essere con noi, e probabilmente faremo la presentazione al Teatro Marruccino, dove lui è direttore.
Io in questa occasione, ma anche sul palco, vorrei ricordare la figura di chi ha voluto questa notturna. Roberto sa di chi parlo, che stiamo quasi a un anno che ci ha lasciati, Luciano Pozzolini. Quindi, che era uno sponsor di spessore, tra l'altro, sì, oltre un signore, intanto era un signore, poi era lui che ha voluto che facessi questa manifestazione. Poi avremo la presenza nella gara di uno stand della radioterapia dell'ospedale di Chieti, che hanno chiesto di essere ospitati perché loro hanno una onlus e quindi vogliono farsi conoscere. È una buona occasione, ben volentieri ci sarà il responsabile, il dottor Genovesi, con altri dove faranno uno stand. Domenico Genovesi, dottor Domenico Genovesi. Bravo. Ricordi più tu che io che c'ho. E quindi con il loro... Ho avuto il piacere di conoscerlo, non per... Perfetto, va bene. So di quanto è bravo, ecco, per cioè. Umano. E quindi con la onlus, il tratturo, saranno presenti. Poi più in là parleremo dei premi. Assolutamente. Alberico, lui ci ha accennato poc'anzi che le va diminuendo la partecipazione, forse da una parte è vero, ma da un'altra parte io ho rivisto delle persone, non posso fare i nomi, ma quasi irriconoscibili, con 20 kg in più, appunto, e quelli non torneranno, credo, mai più o quantomeno a competere. Però dall'altra parte, Alberico ne è testimone e ne abbiamo già parlato, c'è un aumento nel settore giovanile in un modo esponenziale e quello ci fa veramente, veramente piacere, perché ci fa piacere che l'ottantenne viene a correre, il settantenne, il sessantenne, ma riempire una piazza di tanti bambini, la gioia è immensa, vero Alberico? Assolutamente sì, tra l'altro adesso noi ci sentiamo già ripartiti fuori, diciamo, dall'emergenza pandemica, però come ho detto più volte, devo dire che quest'anno comunque sia i numeri sono in forte crescita, perché lo scorso anno, dove già tante gare erano ferme, l'attività aveva avuto una battuta d'arresto, la gara era, Pietro, a superare, ad arrivare alle 100 persone. Quest'anno abbiamo già avuto, parlo per il nostro circuito, che diciamo anche la giornata di ieri ha dimostrato essere sicuramente il più partecipato in assoluto, ieri siamo stati fermi, eppure le altre gare ho visto che hanno stentato a raggiungere addirittura le centinaia di persone agoniste. Nel nostro circuito abbiamo avuto dei bei riscontri, Vivi Città con oltre 600 persone, la Treborghi stessa che ha praticamente segnato più o meno i partecipanti degli anni passati. Insomma, l'obiettivo è sicuramente quello di aumentare, di tornare a crescere, ma siamo sulla buona strada. E io per il 5 giugno ho veramente degli ottimi sentori. È l'11 giugno, scusa. Il 5 giugno. L'11 giugno, ok. Dei passeggiatori. A proposito di 5 giugno, Maurizio, tu sarai fra i partecipanti della prima edizione di una 6 ore e 8 ore a Chieti? Sì, diciamo che non potevano farmela sfuggire, perché comunque io, diciamo, mi difendo abbastanza con queste gare così ultra da 6 ore. Tra l'altro molti abruzzesi, forse Mario Fattore e Alberico Di Cecco sono stati dei pionieri, sì, che hanno avuto un seguito importante. Sì, sì, come, cioè, hanno riportato bei risultati, veramente belle soddisfazioni anche per... Possiamo dirlo che non ci sono 6 ore dove abruzzesi non siano presenti. Sì, sì, sempre molto partecipe, esatto. Ma anche perché una volta che poi si entra nell'ottica della gara, della tipologia, diciamo che rende, perché comunque lo si fa con piacere, con la voglia di correre, quindi... Tra l'altro con la partecipazione proprio in Abruzzo di tante donne, sì. Guarda la squadra di Franco, chiamiamolo così. Sì. Ma io a questo proposito volevo fare una piccola nota tecnica, con grandissimi complimenti ad Annalisa Fitti, che
questo fine settimana nella sua prima 24 ore i campionati italiani FIDAL, è riuscita a fare la migliore prestazione abruzzese di tutti i tempi e tra le migliori prestazioni italiane assolute tra maschi e femmine. Che fino a qualche anno fa gli era impensabile fare già una gara. Complimenti ad Annalisa, bravissima e grazie veramente di aver portato l'Abruzzo così in alto. Brava donna. Alberico, visto che stavi, scusami Maurizio, prego. Forse volevi concludere. No, difatti anch'io volevo aggiungere che Annalisa, facendo parte del gruppo Aiuta Abruzzo, è veramente, siamo rimasti tutti contenti perché è un'ottima prestazione e se lo merita perché è una brava ragazza che corre come noi e quindi ha sacrificato per portare il risultato a casa, si è sacrificata. E tu ne sai qualcosa che significa e cosa bisogna fare per portare un risultato così importante? Sì, occorre abbastanza impegno, poi non è solo, come dicevo all'inizio, solo la corsa, ma anche tutto il resto tra famiglia, lavoro. Quindi... Quante rinunce bisogna fare? Esatto. A tavola soprattutto, magari evitare... No, ma anche con i tempi, io non scordo mai a una festa dove Annalisa era invitata, è venuta alla festa, è stata anche premiata, ma è venuta dopo il pranzo, perché mentre noi eravamo a festeggiare lei stava a sudare, non a caso arrivano i risultati, non è che arrivano perché. È vero, sì, diciamo che... Alberico, un calendario ricco, anche perché prima mi volevo... ricollegare al discorso che c'è un forte aumento di partecipazioni, è vero pure che è l'unico circuito dove nella pandemia, nel caos generale, che non si è fermato, pertanto è stato dato sicuramente adesso raccogliamo i frutti anche a livello formativo, perché il periodo pandemico ci ha regalato la possibilità a livello di giudici, a livello di dirigenti, oltre che a livello di organizzatori e come comitato, di formarci, perché oggi quello che era prima è cambiato abbastanza radicalmente, quindi il ristoro, la predisposizione, i vari passaggi organizzativi, e ci troviamo pronti e credo che possiamo essere anche veramente di supporto alle organizzazioni che spesso li vedo ancora frastornati dalle nuove linee guida, quando invece noi abbiamo già dimestichezza e ci muoviamo a nostro agio, quindi raccogliamo dei frutti. Credo che veramente siamo anche bravi, nel senso che abbiamo un corpo giudici molto, molto collaborativo, molto fattivo. E il calendario un po' ci premia, un po' ci spaventa pure perché sono tanti eventi da mettere in pentola, però riesce anche a non farli accavallare, non so come fate. La scommessa è quella, e soprattutto l'apertura ad aprirci a tutte le altre realtà, perché quando si fa un calendario non lo si può fare guardando solo il proprio orticello, altrimenti ti rendi conto che hai favorito nessuno, perché guardi poi al di fuori, hai fatto un lavoro inutile perché ci sono accavallamenti al di fuori. Quindi il lavoro è corale, di questo voglio ringraziare anche gli altri enti di promozione sportiva e la FIDAL stessa, che prima di pubblicare, se non altro, si confrontano con noi. Il soleste regista Claudio ha messo in onda mentre parlavi il calendario della WISP di quest'anno. Ci sono dei ritocchi, degli aggiornamenti? È il secondo aggiornamento, ci sono un paio di situazioni sostanziali perché è subentrata una manifestazione importante a Fara San Martino, che è un trail di circa 30 km che l'amministrazione comunale sta cercando di mettere insieme per fine luglio, tra l'altro in concomitanza con l'Urban Trail, e si sono affacciati un altro paio di soft trail o corse in montagna che ovviamente hanno l'obiettivo di... Pertanto ricapitoliamo, la gara del 30 va del 30 km va insieme all'Urban Trail. La mattina si farà l'Ultra Trail, l'Extreme Run si chiama, partenza proprio dal centro del paese di Fara San Martino, arrivo a Monte Amaro e ritorno. Pomeriggio l'Urban Trail nella forma classica, quindi una giornata veramente di sport, di montagna, di speriamo di divertimento. Se lo scommetti che un iscritto già c'è. Sì, c'è. Ci proviamo. L'ho fatto anche io due volte. L'Urban Trail. Sembra arrivato tra gli ultimi. L'importante è esserci, Pietro. Ci sono stato. Pietro, parlavi prima che dovevi completare la tua...
disamina della locandina, perché ci sono dei premi importanti. Ma io una domanda volevo farla, sì, a Pietro sul percorso. Perché La parte tecnica del percorso facciamo dire a Maurizio, che è più esperto. Che non si parte più da Piazza San Giustino, tra l'altro. Sì, si parte dalla villa, perché Piazza San Giustino stanno rifacendo tutto, hanno fatto gli scavi, hanno trovato delle antichità, quindi... Tra l'altro ringrazio Claudio che ce l'ha anche già proposto. Sì. Io ci tenevo tanto da parecchi anni di fare questa notturna partendo dalla villa. Ci siamo riusciti quest'anno e l'anno prossimo faremo l'inaugurazione di nuovo in Piazza San Giustino, tutta rimessa a nuovo. Quindi parlavi dei bambini, gare dei bambini, è un'occasione per farli correre in sicurezza nella villa comunale. Quindi abbiamo tutto il circuito bambini e ragazzi all'interno della villa. Più di tanto è uno spettacolo con... Lì abbiamo la casina dei tigli e quindi in mezzo ai tigli della villa. Il percorso della gara, vi dico soltanto che è un circuito da 2,4 km per 4 volte. E abbiamo una cosa da annotare, perché lo speaker ogni anno dice il parcheggio dove ce l'avete? Allora, la comandante dei vigili ci ha concesso di parcheggiare a 200 metri dalla villa. Fantastico. Abbiamo minimo 150 posti macchina. Cambiano lo speaker, in, se è così esigente. In via Vernia, proprio a 200 metri dalla villa comunale, metteremo anche questo... segnalato sui social, come dicono i miei amici, dobbiamo mettere, va bene, lo metteremo sui social a 200 metri, quindi dalla zona della manifestazione partenza e arrivo. Poi gli atleti minuti... non hanno problemi, pur se parcheggiano a 2 km, non veramente abbiamo fatto lasciamo perdere l'esigenza è proprio personale dello speaker Pietro, che è un ex, molto ex. Allora, volevo parlare brevemente dei premi. Dopo tanto si rivedono i prosciutti, quindi a tutti i primi di categoria, premiati i primi 5 di categoria. Stai attento ai vegani. Il rimborso di spesa ai primi 5 assoluti, maschile e femminile. Poi tutto si possono aggiornare e vedere sui vari social, sul sito che stiamo, Marathon Kid, o che sui stiamo volantini che trovate in tutte le manifestazioni. Domenica, quindi daremo, faremo un bel volantinaggio. Nella mezza maratona di Pescara, dove ci saranno un mare di partecipanti. Anche da fuori regione. Volevi aggiungere, Maurizio, sul percorso? Sì, il percorso, come diceva il Presidente, in pratica parte dalla Villa Comunale, Piazza Mazzini, attraversa il Corso Marruccino, come sempre, anziché poi arrivare a Piazza San Giustino, gira, svolta a sinistra la parallela, quindi poi c'è uno strappetto di 200 metri in salita e di nuovo ritorna alla Villa Comunale dopo la Civitella, diciamo. Dalla Civitella scende Borgo Marfisi, scende giù alla Villa Comunale. Sono 4 giri da 2,4 km, quindi 9,6 km. Certo, Alberico, per chi sta ad assistere è uno spettacolo unico vedere gli atleti transitare per 4 volte. Non so per i giudici se è la stessa cosa. Un po' più impegnativo. Un po' più impegnativo, 4 giri, ci saranno corso veloce. Controlli ogni giro. Quindi certo, con il tappeto ogni giro sarà registrato. Bene, va bene. Ci vediamo nelle prossime gare, sin da domenica a Pescara. Ma io dico ad Alberico che quando ci sta lui arriverà tra i primi, se non prima, e io tra gli ultimi. Quindi sempre, ci saremo sempre. Quando è a circuito si rischia di arrivare anche insieme tantissime volte. Quante volte c'hai la foto che arriva il primo, sì, e tu stai dietro e dici però è arrivato secondo, sì, manca un giro, ma è uno che non cambia, minimo un giro. Minimo un giro. Bene, grazie a tutti, grazie alla WISP per l'opportunità, alla prossima Alberico, grazie Pietro, grazie Paolo, grazie a voi. Grazie a voi.